State bene attenti tutti, perché io sono la vittoria di Dio, la vittoria assoluta. La ottengo sulla ragione umana, usandola e raddrizzandola quando io la piego alla verità assoluta. La verità assoluta è uno zero, ma uno zero che è potente. È l'intima contraddizione tra il nulla e il massimo della potenza, quando qualunque numero elevato alla potenza di zero diventa uguale a 1. A questo punto lo zero in potenza è non solo lo zero, ma anche l'uno, che è l'esercizio reale della sua potenza. Questo uno significa il prodotto tra due enti opposti, azione e reazione, secondo il terzo principio della legge dinamica. La coesistenza di questi due assoluti enti, che possono essere chiamati l'azione e la reazione, che esistono entrambi, sono uguali all'esistenza simultanea dell'uno come l'esercizio della potenza zero e dello zero come la potenza. Di conseguenza, azione e reazione sono proprio quel contesto binario che noi sappiamo organizzare in una possibile visione attraverso l'assunzione di regole, di un software tale che il puro progetto tra 1 e 0 possa assumere ogni forma reale di pensieri, parole, opere, consistenze oggettive che appaiono nella loro forma. Di conseguenza, alla base di questo nostro mondo reale c'è quel mondo uguale e contrario che lo domina e lo riconduce nuovamente all'esistenza in potenza di quello zero. Pertanto, se noi vediamo oggi una realtà nella quale Dio sembra sconfitto, fino ad aver portato a un filosofo che ha detto Dio è morto, io vi dico che questo apparire è proprio nell'ottica di quanto appare in modo uguale e contrario al vero. Dio non è affatto morto, è vivo, ma noi, osservandolo nel modo uguale e contrario, lo vediamo assente. Pertanto, sulla base del terzo principio fondamentale della legge dinamica, che regola tutto quello che appare nelle forme dell'elettromagnetismo, in base a questa verità assoluta della scienza reale, io porto alla sconfitta della scienza reale quando essa crede direttamente a quello che vede nella linea della evoluzione. Questa via evolutiva è in mano realmente ad un demonio, ma semplicemente perché è l'immagine uguale e contraria della sua assoluta dipendenza da Dio, che la riconduce nuovamente ad esistere in potenza come una assoluta unità.